Sono Ivan Cavicchi, insegno all'Università di Tor Vergata di Roma, alla Facoltà di Medicina. Io partirei dall'articolo 32 della Costituzione, perché è l'articolo che certamente ammette il diritto alla salute, ma allo stesso tempo e contestualmente riconosce il diritto alla scelta del trattamento da parte del cittadino. L'articolo 32 è del 47, quindi un articolo molto lungimirante. Nel 47 si prefigura un tipo nuovo di malato. Il tipo vecchio di malato, il paziente classico, non è in condizione di scegliere. Chi è in condizione di scegliere è un paziente emancipato da essere paziente, quindi un paziente nuovo. Questo è un presupposto importante. È da questo presupposto che poi, in maniera correlata, si alimentano tutte le altre cose, il principio di autodeterminazione, il diritto alla dignità, al rispetto, eccetera, eccetera. Questo è il primo discorso. Siamo in una fase molto interessante, nella quale, anche se molto faticosamente, questo diritto alla scelta sta andando avanti, con difficoltà, ma sta andando avanti. Abbiamo delle leggi nuove che già dicono qualcosa di quello che sta succedendo nella nostra società. Per esempio, abbiamo il problema del suicidio assistito, il pronunciamento della Corte Costituzionale, abbiamo il problema delle DAT, abbiamo il problema del consenso informato. Sono tutte leggi che stanno a sottolineare che qualcosa sta capitando, che questa figura antica di paziente non c'è più e che addirittura c'è in discussione la vecchia concezione di tutela. Io vorrei ricordare che tutela letteralmente vuol dire il difendere, il proteggere, il tener guardato. Oggi abbiamo un cittadino che non vuole essere tutelato in senso passivo, abbiamo un cittadino che vuole autotutelarsi, cioè un cittadino che si serve, si avvale della medicina, ma per autodeterminarsi. Quindi abbiamo delle sfide nuove. La medicina scientifica, quella ufficiale, non è ancora attrezzata per governare queste sfide e continuiamo ad avere degli episodi collaterali molto pesanti, il contenzioso legale, per dirne una, la medicina difensiva, eccetera. La grande sfida è che se tu ammetti il principio di autodeterminazione, se tu ammetti la possibilità di scegliere il trattamento da parte del malato, automaticamente metti in discussione un intero apparato concettuale. Quello, per esempio, che fa derivare le verità scientifiche dal metodo, fa derivare le verità scientifiche dalle statistiche. Ecco, in realtà oggi la novità è che se ha un senso l'autodeterminazione, se ha un senso il nuovo tipo di malato sul quale io sto scrivendo da più di 30 anni, e allora la verità scientifica deve fare i conti con l'opinione del malato. Questa è la grande sfida. E la verità scientifica non è ancora preparata a fare i conti con l'opinione del malato, perché nell'epistemologia positivista, che è quella che caratterizza il paradigma della medicina, la verità scientifica è autoriferita, non ha bisogno di essere approvata, non ha bisogno di un consenso. Invece oggi anche la verità scientifica ha bisogno di un consenso, anzi il consenso diventa la misura più importante della validità di quella verità. Cioè non basta più, tra virgolette, il riferimento metodologico per riferire di una verità scientifica. Questo ovviamente sta facendo fatica ad andare avanti, anche se, ripeto, secondo me va avanti. E a sottolineare questo processo c'è un fatto straordinario, di straordinaria importanza, che è la decisione della FNONCEO, la massima espressione che rappresenta la professione medica, la Federazione Nazionale di tutti gli ordini dei medici, ha deciso il prossimo anno di fare gli stati generali della professione. Gli stati generali della professione con l'obiettivo di definire un nuovo medico, perché il medico classico, convenzionale, il medico positivista, è molto spiazzato da questi cambiamenti, che sono cambiamenti sociali, cambiamenti culturali, cambiamenti anche antropologici, ecco. E essere spiazzato significa vivere una crisi del ruolo, quindi vivere dei profondi disagi, vivere delle deprivazioni. Oggi il medico, io ho usato il termine per definire questo fenomeno deteriore di medicina amministrata, oggi il medico in gran parte
in alcuni settori della medicina è ampiamente amministrato, per cui la sua autonomia di ragionamento, di scelta è piuttosto ridotta ed è amministrato attraverso procedure, attraverso algoritmi, attraverso linee guida, ecco. E questo è un pericolo, perché in realtà al centro dell'attenzione deve esserci sempre la complessità del malato e il suo interesse prevalente, cioè la medicina convenzionale deve imparare la lezione dal pragmatismo, deve imparare che qualcosa è vero se funziona, non se è conforme ad una regola metodologica. Ecco, queste sono le sfide in campo, per cui indubbiamente, a proposito di dignità, avremo una piena dignità nel momento in cui l'autodeterminazione del malato, del cittadino, si affermerà in tutta la sua pienezza. Questo non riguarda solo il processo di cura, ma riguarda il concetto di salute più complessivamente inteso. E lo riguarda a tal punto che io mi sono convinto che, proprio perché la salute dipende da tanti determinanti ambientali, alimentari, contestuali, ma anche da tanti comportamenti, molte malattie nascono da comportamenti sbagliati, mi sono convinto che se proprio crediamo nel principio di autodeterminazione dobbiamo fare un passo in avanti, cioè smetterla di parlare solo di diritto alla salute e cominciare a ragionare anche su un eventuale dovere alla salute da parte del cittadino, dove per dovere intendiamo un obbligo morale che non si può imporre con legge, ecco. Gli obblighi morali si educano con la formazione, ecco, il caso dei vaccini è emblematico, insomma. Il mio ideale è avere una società che liberamente accetta o rifiuta in base proprio ai suoi obblighi morali, quindi avere uno Stato che si preoccupa di favorirla la scelta, non di negarla, ecco. E a volte quando noi impieghiamo degli obblighi coercitivi, noi neghiamo la scelta, e nel negare la scelta neghiamo quasi la complessità dell'uomo, perché per quanto io possa immaginare una medicina standardizzata, una medicina tra virgolette ridotta a parametri, ad algoritmi, alla fine la singolarità del malato, la sua complessità scappa sempre, cioè oltre lo standard c'è la vera realtà, lo standard ne riflette solo una piccola parte.